Un saluto a tutti, sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste, e vi do il benvenuto alla nostra videoanalisi settimanale. Oggi è venerdì 18 gennaio 2013, sono circa le 9:30, anticipo di qualche minuto la registrazione e la pubblicazione della videoanalisi perché i mercati sono molto molto statici e non solo dalla giornata di oggi, venerdì appunto 18 gennaio, ma da qualche seduta, come vedremo fra un attimo. Prima di iniziare volevo ricordarvi che ci sono tutta una serie di appuntamenti assolutamente imminenti per quanto riguarda i corsi di trading, moltissima didattica gratuita, sul sito trovate tutti gli appuntamenti, in particolare vi ricordo i più vicini che sono il 31 gennaio a Milano per il Market Trading Tour di Traderlink e poi il 5 febbraio sempre a Milano con FXCM. Ancora prima il metodo Prof. Ste come corso si terrà il 28 e 29 gennaio a Torino, quindi avete ancora una settimana per potervi prenotare e iscrivervi. In realtà viene richiesta una preparazione di base abbastanza solida, ci sono state già tante adesioni e quindi i posti che rimangono sono ancora pochi, gli ultimi, e ripeto, solo per chi ha veramente una preparazione base abbastanza consistente. Detto tutto questo, e comunque l'idea è quella che avremo veramente tanti appuntamenti e tanti momenti da passare insieme per poter parlare del metodo Prof. Ste, approfondirlo con la didattica gratuita, con il corso e poi, come sempre, con la videoanalisi settimanale sul sito e in intraday su Twitter con gli aggiornamenti in tempo reale. Allora, vediamo che cosa è successo questa settimana. Vedete, guardiamo l'Eurostoxx per primo, questi come sempre sono i grafici giornalieri, una lateralità che ho definito io stesso estenuante, dura da veramente tantissime sedute, dopo le 6 del six out fallito, puntualmente il mercato è proseguito in una lateralità che in qualche modo sta rivelandosi una sorta di correzione ABC informazione, o meglio, e ne abbiamo parlato ancora su Twitter durante la settimana, se non sapete a cosa mi riferisco quando parlo di correzione ABC, all'interno del metodo Prof. Ste, non in altre teorie come appunto GAN e altre teorie di analisi tecnica, ma per correzione ABC nel metodo Prof. Ste sostanzialmente parliamo di una correzione un pochino più lunga e quindi un momento di pausa che tanto più si prolunga, tanto più rende possibile l'uscita dalla stessa nelle due direzioni. Quindi attenzione, perché la stessa uscita, se e quando verrà, potrebbe portare a un movimento molto molto forte, ripeto, nelle due direzioni. Quanto più si prolunga la lateralità, tanto più la equiprobabilità delle due direzioni di uscita è presente. Certo, siamo in un ambito di positività, ma ripeto, preoccupa il fatto che da ormai un numero di sedute abbastanza consistente, lo vediamo bene sull'Eurostoxx, non stia di fatto succedendo nulla e stia proseguendo questa, lo ripeto, lateralità che si sta traducendo in una correzione ABC. Quello che significa è che, in gergo a volte si dice, il mercato sta in qualche modo caricando la molla, la possibilità di un'uscita molto forte è tanto più accentuata, a sua volta quanto più si va avanti in lateralità, la potenza d'uscita, e di nuovo, quanto più si va avanti con la lateralità, tanto più diventa probabile, o meglio, equiprobabile l'uscita nei due sensi. Il gap del 2 gennaio è ancora aperto, lo vediamo qui sempre sull'Eurostoxx, e parlo di Eurostoxx perché è una giusta media tra tutto quello che sta accadendo nei vari mercati. Sul DAX c'è stato a metà settimana un inizio di tentativo di chiusura dello stesso che si è fermato, lo vediamo qui, a 7.636,5, laddove il gap si chiuderebbe a 7.618,5, quindi veramente pochi punti per la chiusura dello stesso. Quindi, oltre al discorso di lateralità, dobbiamo per forza tenere presente che sull'Eurostoxx il gap si chiuderebbe qui e sul nostro FIB, tra un po' ne parleremo, si chiuderebbe qui sotto. Ricordate che il FIB nelle ultime sedute sta sovraperformando, quindi ecco la seduta del 2 e questo è il livello chiusura gap, cioè il FIB al momento è quello più lontano, è quello che è salito di più appunto dal 2 gennaio in avanti, si trova a 16.500, o meglio ha aperto l'anno a 16.500, ma ha chiuso l'anno scorso, lo vediamo a 16.285, adesso è molto più in alto, quindi circa e oltre 2.000 punti più in alto
raggranellati in un rialzo che veramente ha dominato gli altri mercati come intensità, anche per i motivi che sappiamo di riallineamento. Ma ripeto, del FIB parleremo tra un istante. Allora, teniamo di nuovo, ripeto, presente il gap del 2 gennaio come riferimento. E teniamo presente che un'eventuale chiusura dello stesso potrebbe poi dar luogo ad una ripartenza verso l'alto. Quindi, se e quando si andasse a chiudere il gap, stiamo attenti al comportamento dei mercati proprio in corrispondenza della chiusura dei gap, lo ripeto, del giorno 2 gennaio, se li chiudono, come li chiudono e che cosa fanno, soprattutto da quel momento in poi. Come sempre, l'euro stocks è la giusta media tra un FIB che lo vediamo decisamente sovraperforma, lo ripeto, il 2 gennaio eravamo qua sotto, e un DAX che in qualche modo un pochino sottoperforma, di fatto lo capiamo, è l'unico che ha tentato e si è avvicinato anche di molto a chiudere il gap del 2 gennaio. In realtà il DAX aveva corso molto nei mesi e anni precedenti, quindi c'è una sorta di riallineamento da parte dell'euro stocks, ma soprattutto del FIB che invece aveva tanto tanto sottoperformato nei mesi e anni precedenti e quindi ha molta strada da percorrere per riallinearsi eventualmente, perché non è detto che ciò avvenga, con il DAX e anche con l'euro stocks. Quello che volevo dire però è questo. Allora, laddove su stocks e DAX lo vediamo, c'è stata appunto una lateralità che si sta traducendo in una correzione ABC, quindi dobbiamo prendere gli estremi di questa lateralità e stare attenti nel momento in cui usciremo dalla stessa area, quindi si mette il minimo e il massimo della stessa e sostanzialmente si attende, perché finché si rimane lì dentro c'è poco da fare, non succede nulla. È un po' come una giornata swing, parlando di intraday, però applicata ad un trading su più giornate sul multiday. Ripeto, chi non capisse, faccio sempre riferimento al metodo Prof. Ste, sul sito ci sono video, libri, anche corsi, lo vediamo, gratuiti e che potete seguire per poter meglio comprendere a cosa mi riferisco. Allora, e dicevo invece sul FIB che cosa è successo? Da un lato l'abbiamo detto, una sovraperformance che dura appunto dall'inizio dell'anno, cioè dal 2 gennaio scorso, dall'altro laddove stocks e DAX hanno fallito un six out dopo appunto i rialzi del 2 gennaio, proseguendo con la lateralità che ha poi iniziato la correzione ABC. Sul FIB, ve lo ricordate, ne avevamo parlato, il six out aveva funzionato alla perfezione perché c'era stato un rialzo, 1, 2, 3, 4, alla quinta barra il mercato è ripartito verso l'alto. Poi che cosa è successo? Ecco, vedete, sostanzialmente, questo è importante, nella giornata di venerdì 18, sul FIB c'è stato un fallimento del secondo six out. Perché? Perché il rialzo ha portato, lo vediamo qui, a raggiungere il massimo, se volete anche in corrispondenza di questa barra, ma di fatto già con la barra del giorno 10 gennaio è partita la lateralità. Quindi ci sono state 1, 2, 3, 4, 5. Nella giornata di giovedì 17 il mercato è ripartito verso l'alto ed è questo il six out. Entro la sesta barra dovrebbe ripartire verso l'alto e poi andare a superare il massimo precedente, che in questo caso è quello, fatto segnare il 14. Ma che cos'è successo? E questo è stato molto interessante nella giornata di venerdì 18. C'è stato un superamento di quel massimo del giorno 14, appunto, con un'apertura in gap rialzista. Ma poi l'incertezza, che ha poi dominato un po' anche gli altri mercati, ha riportato il FIB all'interno, meglio al di sotto del massimo del giorno 14 gennaio, per poi andare a chiudere quel gap di apertura rialzista che lo aveva portato al di sopra dello stesso e che avrebbe proseguito il rialzo iniziato nella giornata di giovedì e che quindi avrebbe confermato il secondo six out consecutivo. Per questo bisogna stare un pochino attenti al FIB perché, ripeto, oltre a sovraperformare come sta facendo dal 2 gennaio per, lo sappiamo e l'abbiamo detto, il riallineamento con gli altri che avevano finora sovraperformato, è anche l'unico indice dove si presentano uno, due six out consecutivi, il primo veramente da manuale, il secondo invece che nella giornata di oggi ha mostrato un primo accenno di fallimento perché, ripeto, si è superato il massimo precedente come pretenderebbe il six out, ma poi è immediatamente siamo rientrati al di sotto dello stesso e anche al di sotto del massimo del giorno precedente, andando a chiudere appunto il gap di venerdì 18, che era molto molto ampio,
per un mercato che si confrontava con gli altri un pochino più, se volete, incerti, tant'è che lo vediamo DAX e STOXX nella giornata di venerdì 18 non avevano mai superato il massimo del giorno prima, laddove il FIB aveva addirittura aperto notevolmente al di sopra dello stesso e anche del massimo precedente, quello del 14, quindi andando almeno apparentemente a confermare un six out che poi ha negato in intraday perché è tornato al di sotto del massimo del 14, al di sotto del massimo di ieri, che era poi giovedì 17, andando a chiudere il gap rialzista con il quale aveva aperto la giornata. Uno sguardo al Bund, che in qualche modo e per ora conferma, lo sappiamo, la positività dei mercati azionari, ma anche lì, nelle ultime sedute, il Bund stesso si è mosso in un ambito di lateralità compresa fra questi due estremi. E sappiamo che teniamo sempre il Bund un pochino per confermare l'andamento degli azionari, avendo non sempre, ma spesso un andamento inversamente proporzionale rispetto a quello degli azionari. Ecco che il Bund anche lui si è messo in una lateralità che dura ormai da qualche seduta, e la conferma di quello che poi vediamo accadere sui mercati azionari ce l'avremo ovviamente anche ed eventualmente dal Bund nel momento in cui dovesse uscire da quest'area molto ben definita, molto ben delimitata di lateralità. Però ripeto, il Bund ci serve solo per conferma e non è mai un primo segnale, non è mai diciamo leader, soprattutto perché negli ultimi anni, lo sappiamo, la correlazione con gli azionari si è persa e di molto. Però vale sempre la pena tenerlo d'occhio, come sappiamo. Ecco, andiamo a vedere anche il mercato americano per completezza. Vediamo qua che nelle ultime battute, adesso sono le 21:39, quindi siamo verso la fine della settimana sul mercato americano, c'è stata soprattutto sull'S&P 500 una positività che lo ha riportato sui livelli elevati che più o meno tenevamo d'occhio. Andiamo a vedere poi i grafici di più lungo periodo. Stessa cosa più o meno è avvenuta sul Nasdaq, anche se lo vediamo chiaramente, il Nasdaq sta un pochino sottoperformando rispetto al S&P 500, che invece è un pochino più frizzante, è un pochino più positivo. Anche qui però attenzione, non dimentichiamo che il Nasdaq aveva corso tantissimo, quindi si potrebbe trattare un po' come FIB verso DAX e STOXX di un riallineamento dell'S&P 500 rispetto a quello che già aveva fatto il Nasdaq.